Wow, non ce ne sono più. Bene, continuiamo. Quanti ce ne sono? Attraversiamo il ponte e giriamo a destra. Ormai siamo quasi fuori. Seguimi! Il passaggio per la sorgente. Andiamo! Un'altra frana. Il mio filtro è quasi esaurito. C'è una luce! Ecco. L'aria sembra a posto. Via le maschere. Da qui in poi dobbiamo strisciare. Jules dice che i locali fanno tutto ciò che dicono quelli del petrolio. Cerchiamo di non fare rumore. Senza spargimenti di sangue. Gli schiavi sono innocenti. Guarda! Vedi quell'auto? Vado là e mi nascondo dietro. Il cancello è controllato da quella torre. Quando lo apri, io entro con l'auto e tu salti sopra la cisterna. Buona fortuna e cerca di ammazzare solo gli uomini del petrolio. Ma che cazzo? Ero con la risposta di questo.
Quanto stavo molto chiaro. Non hai mai avuto nessuna speranza. Io non conosco te, io non dico vedo te a nessuno, io non dico... Io dico davvero, io non faccio spia. Io sputo su cani, sputo su loro. Taglia gola a tutti, ma non schiavi, loro innocenti, tutti innocenti. Ti copro io!
Sefutim, Ekenin devilmi di volodi, shik. Non è proprio come me l'ero immaginato. Davvero non so cosa speravo quando abbiamo lasciato Mosca. Qui andiamo, troviamo sempre la stessa merda. Uguale dappertutto. E questo posto non fa eccezione. Primono sempre i deboli. A Mosca c'erano gli imperialisti, Lanza e Rossi. Sul Volga c'era Silanus. E qui c'è questo colpo del fuoco. Passare tutta la vita a fare solo di felicità. Sembrano i campi degli imperialisti a Mosca. Che bastardi.
liberati. Loro non c'entravano. A quanto pare non ci stanno seguendo. Sei stanco? Mi sorprendo. Va bene, riposati un po'. Barbagliatevi!